Eccoci qua ragazzi, nuovamente. Adesso tutti quanti si chiedono: ma quale distanziale dover montare alla nostra autovettura per non far uscire la gomma o il cerchio dalla sagoma dell'autovettura? Molto semplice. Io prendo un nastro isolante, lo appiccico esattamente al centro, dal centro del mozzo, tenendo riferimento al centro del mozzo, lo appiccico così. Ovviamente le ruote devono stare dritte, perfettamente dritte. Prendo il nostro fedelissimo metro, lo allungo e verifico dal cerchio al... Tengo fermo un attimo. Dal cerchio al, diciamo, nastro isolante, mi dà 2,1 cm. Quindi ho benissimo un distanziale da 12 mm, avanti lo posso mettere e rimango perfettamente all'interno della sagoma. Andiamo a vedere dietro. Eccoci qui, quindi nuovamente seguendo la, diciamo, la mezzeria del mozzo, attacchiamo il nostro scotch. Facciamo fermare un attimo il peso, riprendiamo la misura, dal cerchio allo scotch mi dà 3,4. Quindi... La sagoma dietro è leggermente più bombata rispetto avanti, quindi anche qui dietro, prendendo anche uno da 12, rientro tranquillamente dentro, nella carrozzeria. Dietro potrei mettere anche 20, però preferisco più non diciamo, caricare, sovraccaricare il cuscinetto. Quindi ragazzi, nulla. Come avete visto è molto semplice calcolare il distanziale che a voi interessa. Sempre rimanendo nella sagoma dell'autovettura, quindi poi potete fare il vostro acquisto in completa sicurezza. Allora, siamo al nostro amico qui. Abbiamo preso kit distanziali e il filtro a pannello. Poi andremo a montare tutti insieme. Ok, a dopo. Ok, ragazzi, dal nostro amico reparto corse di Bari abbiamo preso i distanziali. Adesso andiamo a mollare la gomma, andiamo a verificare i distanziali e dopo successivamente voglio verniciare questa parte e la vorrò verniciare allo stesso colore del cerchio, quindi sul grigio, ok? In maniera che un po' camuffo leggermente. Andiamo subito a smontare. Andiamo a verificare se combacia. Ok, perfetto, combacia. Allora, dovremo poi smontare la chiave esagonale che mantiene il freno a disco. Ok, e quindi poi con la vite in dotazione andremo a mettere quella leggermente più lunga rispetto a questa qui. Quindi leviamo questa, mettiamo questa. Ok, successivamente ci preoccupiamo di andare a vedere la dimensione dei bulloni, anche la diciamo la forma del perno e la lunghezza, se è esattamente 11 mm più spesso. Questa no, scusate, sono da 12, quindi ok. Perfetto. Quindi verifichiamo, sono 13 mm. Quindi vediamo la lunghezza del perno, 47,75, 60 e 20. Perfetto, 60 e 20 meno 47,65 ci siamo, siamo intorno a differenza di 13 mm, quindi sono perfettissimi. Ok, una volta fatto questo, la mia intenzione è, come ho detto, di verniciare questa parte qui nello stesso colore del cerchio, quindi è un grigio. Quindi andrò a utilizzare per primo, le andrò a mettere tutti insieme e quindi a coprire le parti che non si devono verniciare. E successivamente andrò a dare uno spray e un primer per leghe leggere, perché questo è alluminio. Uno spray per leghe leggere e successivamente ne ho tanti di colori: metallic, zinco, alluminio, Autocolors, ne ho diversi, quindi andrò a scegliere quello che più o meno si avvicina al nostro cerchio.
Perfetto ragazzi, abbiamo coperto quello che non deve essere, scusate questa cosa un po' fai da te per mantenere insieme tutti i distanziali, abbiamo coperto tutto quello che non deve essere verniciato, adesso verniciamo soltanto questa parte con una mano di primer o anche due mani di primer a spray per leghe leggere e successivamente andremo a verniciare con un colore che si avvicina più o meno al grigio scuro della macchina. Bene ragazzi, arrivato a questo punto per i nostri distanziali abbiamo sollevato la macchina, quindi con un crick, ma l'abbiamo messa in sicurezza con un cavalletto a tre piedi. Successivamente noi andremo a pulire la parte dove andrà alloggiato il nuovo distanziale. Quindi mi sono armato di un trapano elettrico, una spazzola, quindi andremo a pulire la superficie. Una volta pulita andremo a rimuovere il perno che fissa il nostro disco sul mozzo. Come ho fatto vedere è stato verniciato, ok? Andremo a mettere il nuovo perno in dotazione con una chiave da 4. Andremo a stringere. Quindi il lavoro è quasi finito e andremo a riporre il nostro cerchio. Con i perni in dotazione più lunghi che abbiamo visto, andiamo a inserirli. Una volta messo i perni, andremo a stringere un attimo leggermente. Ok, adesso appoggiamo a terra la gomma. Ok. L'appoggiamo a terra la gomma in maniera che non si possa muovere durante il nostro serraggio. Portiamo a 120 Newton. Andiamo a stringere a croce. Ovviamente sui nostri perni non mettiamo né grasso né nulla perché andiamo a falsare, diciamo, la lettura della chiave dinamometrica, in quanto col grasso c'è meno attrito, quindi andremo a stringere molto di più di quello che necessita. Ok ragazzi, avanti abbiamo completato, mettiamo ovviamente, avanti abbiamo completato, andiamo a procedere con gli altri 4 nello stesso metodo, ok? Ecco qua, lavoro completato. Quindi distanziale da 12 mm. Perfettamente dentro ancora, però sicuramente molto meglio di prima. Thank you.
direttamente dentro la sagoma della carrozzeria. Ovviamente anche qui ovviamente molto di più, come si vede molto più dentro. Lì più o meno arriva quasi a filo, ma mancano almeno 0,5 mm ancora per uscire, diciamo, per stare a filo della sagoma d'ingombro. Comunque, tutto sommato, stanno bene. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, seguite il canale cliccando qui sotto e già vi anticipo che andremo a fare la sostituzione del filtro aria a pannello e ancora andremo a sostituire le pasticche anteriori e posteriori perché sono consumate, o meglio, mi restano ancora più o meno 5.000 km da percorrere. Meglio prevenire che curare. Ragazzi, vi saluto, alla prossima. Ciao ragazzi.